Siamo nel mondo della famiglia Addams e dobbiamo seguire delle torce per trovare il mistero più oscuro di mercoledì. Sarà pieno di percorsi incredibili e misteri assurdi. Guardatelo fino alla fine perché è molto oscuro e misterioso. Vattene via. Porca puzzarda, devo seguire tutte queste torce qui. Ci sono delle piattaforme, tipo queste cose mi guidano verso una direzione, e io in questa serie vorrei fare pochi tagli perché magari trovate qualcosa che io non trovo e sarebbe veramente utile se voi me lo diceste nei commenti. Qua c'è pure uno scheletro, che brutta cosa, oh mio Dio, poverini, chissà che fine hanno fatto. Ma questo mondo, a quanto ho capito, è un mondo maledetto, una roba del genere, da Mercoledì Addams o comunque dalla famiglia Addams. E io per trovarli devo seguire queste torce. Ah, e lì ne vedo un'altra. Ma lì in fondo vedo una casa. Scusate un attimo, andiamo velocemente perché qui c'è da capire. Peraltro, ditemi, scrivetemi nei commenti se vi piace questa shader, perché nel caso la porto anche in altri video, perché a me piace, devo dire. Comunque, seguiamo queste torce che sono veramente molto inquietanti. Ciao signor Piggy, come stai? Oh, quanto sangue, porca puzzarda, io ho stra paura. Non voglio affatto avere niente a che fare con questi pazzi della famiglia Addams. Cioè, allora, io gli voglio molto bene a loro perché sono molto simpatici, eccetera. Ma allo stesso tempo mi fanno un pochino di paura, soprattutto quando Mercoledì si arrabbia. Quella là, quando si arrabbia, è proprio una pazza. Vediamo un attimo. Ok, qua c'è un'altra piattaforma. Ma scusatemi, io non capisco perché dobbiamo seguire delle torce. Cioè, nel senso, perché queste torce portano verso la casa? E perché lì c'è Morticia Addams? Ok, siamo vicini alla casa. E boh, proviamo ad entrare. Oh, ok, si sono accese le luci. Sembra una casa molto ospitale. Cioè, mi piace, devo dire. Guardate, è pieno di cose, librerie, eccetera. Sembra veramente una casa molto ospitale e carina. Cioè, non è brutta. Cioè, io mi aspettavo che magari la casa della famiglia Addams, sapete, fosse un pochino peggio. Ma scusate un attimo, aspettate, sbaglio o qui c'era tipo Morticia? Perché io la vedevo da lì tecnicamente, da quella piattaforma lì. Qui mi pare che ci fosse Morticia, dove caspita è finita? E poi che caspita è sto coso? Scusatemi un attimo. Morticia Gomez. Cosa? Ok, credo che questa fosse la stanza che tipo non dovevamo vedere, vero? Purtroppo credo di sì. E questo è un ascensore, si sale? Direi che si sa! No! No, 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 no! Mercoledì, per favore, aspetta, aspetta, non volevo entrare nella casa dei tuoi genitori dove facevano cose zozze. No, per favore, ascoltami, sono un essere umano, io sono bravo. Ok, dobbiamo andare via. Ok, 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 ok. Allora, prima di andare da questa parte, no, non posso saltare troppo. Devo essere strabravo col parkour qua. Madonna, raga. Ok, tranquilli, perché ricordatevi, noi siamo fortissimi, quindi ok. Ok, olè, perfetto. Ok, bene, è stato molto particolare come salto. Quindi, cosa fai mercoledì adesso? Non puoi venire qua. Comunque, ok, si deve andare da questa parte, mi sa. Accidenti. Perché vedo delle TNT lì davanti? Vedete i percorsi pazzi che mi fanno fare sti qua? Ma io non è che ho proprio la voglia di morire, scusatemi, Cioè, posso dirlo che non ho la voglia di morire? Andiamo! Non voglio parlare di questa cosa. Comunque, andiamo da questa parte. Saltiamo! Ok, oh, ce l'ho fatta per fortuna. Bene, 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 bene. Ce la stiamo facendo, Tutti in forza, in forzissima. Perfetto, così, saltiamo così. Ok. Vedete che siamo fortissimi noi col parkour. Mamma mia, ragazzi. Allora, qui, praticamente... Scusate, io cosa dovrei fare qua? Scusa, spiegatemi meglio, perché qua non ho ben capito! Cosa devo fare qui? Mi sa che mi devo droppare proprio in quel puntino di acqua che non so nemmeno se si vede nel video. Ok, vabbè, facciamolo. No, sembra... No, 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 ti prego. Ok. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Che ansia del cavolo. Basta, io non lo voglio mai più fare sto coso. Vabbè, sentite, andiamo avanti perché questa casa veramente... Questo percorso comunque non ha senso. Cioè, a parte che come caspita ho fatto a non vederlo, era in cielo. Cioè, forse dovevo alzare di più la testa. Ok, andiamo... Ah, ci sono altre torce. Ok, perfetto. Allora direi di seguirle, perché qua sembra che le torce, i segreti, i misteri non finiscano. Raga, credo di aver appena visto qualcosa. Credo che lì ci sia Mercoledì Addams. Facciamo così, facciamo finta di fare niente. Oh mio Dio, sta effettivamente...
lì dietro e mi sta guardando. Oh mio Dio, questa è la cosa più inquietante e paurosa che io abbia mai potuto vedere. Vi prego, facciamo finta di niente. Andiamocene via. Non mi sta più vedendo? Ok, non mi sta più vedendo, per fortuna. Ok, qui che cos'è che c'è? Vediamo. Questa è un'altra casa. E qui... caspita, dovrebbe essere questa cosa, scusatemi. Vabbè, è un pezzo di qualcosa di nero, non ho capito che cos'è esattamente. Vabbè, qua ci sono un po' di materiali che potrebbero anche tornarmi utili, in effetti, perché io non è che ne abbia tantissimi in questo momento. Fornaci, vabbè, sentite, una fornace me la prendo anche. Anche la crafting... no, la crafting table non c'ho voglia, però andiamo avanti. Continua! Qui vedo altro sangue, volevo dire ketchup, perché solo il ketchup va bene. E lì vedo qualcosa, lì vedo sicuramente un ascensore, però vedo anche un'altra persona. Allora, io direi di prima di tutto prendere un po' di cibo. Ok, perché non so dove starò per andare. Quindi direi che il cibo ci serve. Anche se in realtà ne ho 64, quindi non è nemmeno un problema, in realtà. Però volevo un attimo esplorare questa parte, perché... cioè... ah! Ma che caspita siete voi? Madonna, ma raga, ma mi ha fatto il jumpscherone! Assurdo. E qua c'è una spada in diamante che ovviamente prenderò. Allora, signora guardia, non si permetta mai più, perché io ho preso veramente un infarto. Ma va bene. Allora, qua c'è gente poco raccomandabile, raga. Diciamo che è poco raccomandabile. E va bene, non so che cosa lei ci stia facendo qui. Se vuole l'aiuto. Dai, ho fatto una buona azione per la signora, che non so come sia caduta nel pozzo, ma ho fatto una buona azione. Facciamo finta che questo villaggio da psicopatici lo ignoriamo e entriamo direttamente qua nel percorso, va? Non si vede niente! Scusate, ma ho dovuto togliere la shade perché veramente non si sarebbe visto assolutamente niente. Questi sono dei blocchi effettivamente molto luminosi. E qua sotto, vedete quella parte nera? Quello tecnicamente, penso, da quanto ho imparato dai miei vari anni di esperienza di percorsi maledetti, che dovrebbe essere il void. E questo void è molto particolare perché ti ammazza, ovviamente. Cioè, praticamente questo è sotto proprio la bedrock. Quindi se noi ci cadiamo, è finita proprio per sempre. Ciao, non voglio avere niente a che fare con lei, raga. E questa è una mercoledì enorme. Cioè, proprio... che mi fa tipo 2 cuori e mezzo di danno. E io, peraltro, se la picchio, vedo che non succede effettivamente niente. Io vorrei anche entrare. Allora, facciamo così. Dato che mi sembra effettivamente super Chad, direi di proprio skipparla, ok? Cioè, proprio scappare via. Così, via. Scappa, via. Ok, tutto bene, quel che finisce bene. Oh porca di quella puzzarda scurreggia maiala. Che caspita dovrebbe essere questa cosa? Perché è così pieno di squadri? Vabbè, lì c'è un ascensore, quindi io direi di andarcene. Pronto? Ok, credo che qui invece ci sia un blocco invisibile, vero? E mi sa di sì, raga, mi sa di sì. Ok, quindi questi quadri, secondo me, vogliono dirci che praticamente ci dovrebbe essere una sorta di porta. Quindi, secondo me, direi... lo sapevo, cioè, ve l'ho detto che io sono l'esperto più ricco del mondo. Che in realtà non è vero, non sono ricco, però... cioè, facciamo finta di sì. Usciamo! Ok, perfetto. Qui ho trovato un'altra cosa, però, vi devo dire. Questo mi sembra, credo, un altro mistero. Perché è tutto così inketchupato. Ketchup. Allora, stanza dei segreti di mercoledì. Mano ha cominciato a comportarsi in modo strano. Non riesco più a controllarla. Cerca di uccidermi. Forse dovrei ucciderla prima io. Vabbè, si sa che con mercoledì non si deve scherzare comunque. Mano è diventato un mostro. Aiuto! Ma come un mostro? Mano, ma mercoledì, ma poi perché? Cioè, allora, è tutto così strano. Ecco, direi che quest'ultima nota è la più inquietante di questo video. Cioè, Mano che impazzisce, che vuole uccidere la sua famiglia. Ma che strano. Mi sa che dobbiamo scavare più a fondo di questo mistero. Scrivetemi nei commenti se dobbiamo continuarlo. Iscrivetevi al canale, per favore. Lasciate like, grazie. Siete i migliori.